Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati. È stata inaugurata la 36esima edizione del Salone Internazionale del Libro. A Torino c'è per noi Lucio Di Mauro. Ha preso il via presso il Lingotto Fiera qui a Torino la 36esima edizione del Salone Internazionale del Libro. Tantissime novità, affluenza di pubblico, ma soprattutto tanti gli artisti presenti in questa edizione. Vita immaginaria è il tema della 36esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che fino a lunedì 13 maggio, sotto la nuova direzione di Annalena Benini, accoglierà la comunità di lettrici e lettori di ogni età, che incontreranno autrici e autori italiani e internazionali e avranno modo di scoprire le opere delle case editrici presenti, tracciando insieme nuove vite immaginarie. Tino La Vecchia, intanto ben trovato al Salone Internazionale del Libro qui a Torino. Stai presentando Il Gatto di Sì, il gatto Franco. di Franco, Cosa sì. racconta? Grazie. E beh, il gatto di Franco racconta la storia di tre ragazzi, tutti quanti del 41, che casualmente si ritrovano nella scuola elementare, ma provengono da tre aree geografiche differenti. Orazio da Catania, Pasquale da Napoli e Luigi da Milano. La maestra scopre questa cosa ed è parecchio allarmata per l'integrazione, però scopre che tutti e tre sono nati a distanza di una settimana l'uno dall'altro, tutti in aprile e tutti di domenica, e sfrutta questa circostanza. Poi il libro si snoda attraverso gli avvenimenti storico-sociali nel nostro paese, con personaggi da me creati, inventati e personaggi realmente vissuti. Diciamo che i personaggi reali e quelli inventati si fondono e si confondono fino ad arrivare a Tangentopoli, al 93, quando Mario Chiesa verrà accolto con le mani nel sacco. Quindi questo libro coglie questo spaccato sociale dal 47 al 93. Senti, chi deve leggere questo libro? Tutti, tutti. Io non lo consiglio, ma non lo consiglio perché sono abbastanza morigerato per i ragazzini al di sotto di 14 anni. Anche se mia figlia dice che è un libro per educande, però da questo punto di vista io preferisco far immaginare le cose più che descriverle in maniera chiara. Ma è un libro scorrevole, è un libro di facile lettura. Del resto è il mio stile, come nei lavori precedenti. Tornano gli spazi che da anni caratterizzano il Salone del Libro, i padiglioni 1, 2, 3 e Oval di Lingotto Fiere e il centro congressi Lingotto, a cui si unirà per il secondo anno consecutivo anche lo spazio Pista 500, progetto artistico sviluppato dalla Pinacoteca Agnelli. Molto atteso l'appuntamento con Luciana Lidizzetto, curatrice della sezione Leggerezza, che ha inaugurato la programmazione dei più grandi dispensatori di leggerezza, ovvero i bambini, insieme con un gruppo di giovanissimi lettori delle scuole primarie, incontro che è stato preceduto da Pimpa Viaggia in Italia, dove i lettori più piccoli hanno potuto assistere a uno spettacolo che ha avuto per protagonista l'amata cagnolina creata da Altan.